Ciao a tutti ragazzi, sono Lucas e oggi siamo qui con un nuovo video in cui vi mostrerò come collegare la vostra batteria della PlayStation 3 di Guitar Hero al computer in modo tale da poterlo utilizzare con giochi musicali quali Guitar Hero, Rock Band e Foo Fighters. Dopo questa breve presentazione andremo sul computer a vedere come si effettuano precisamente questi passaggi. Seguitemi! Eccoci ragazzi, allora per configurare la batteria con il computer dovremo prima di tutto collegare l'adattatore PC. Una volta collegato inizierà l'installazione del driver. Farà una piccola ricerca su internet con il download e l'installazione per il driver, per il suo corretto funzionamento. Ok, allora, è tutto pronto. Ora, schiacciamo il tastino rosso che lampeggia sul ricevitore per iniziare la ricerca della batteria. Ok, una volta che la si troverà, rimarrà la spia rossa ferma e vi comparirà il LED luminoso collegata. A questo punto apriamo Xpadder. Creiamo un nuovo setting dei controlli, andiamo su bottone, premiamo il tasto verde 1 e lo spostiamo giusto di qua, il rosso, lo mettiamo qua, il blu. E lo mettiamo qua in mezzo, poi l'arancione e il giallo e dopo il pedale. Ok, io l'ho disposto in questo modo, l'ordine non è importante, è solamente per dare un senso a alla disposizione dei singoli colori. Ora, vabbè, ovviamente se vogliamo possiamo mettere un'immagine scaricandola come sfondo, ma non è una cosa rilevante. Ora andiamo su D-pad, abilitiamo e premiamo la freccia in alto, in basso, sinistra e destra. Quello in alto è lì, sinistra. Bene, allora la spostiamo anche questa magari di qua e ci spostiamo un po' tutto un po' meglio in qua. Ok, a questo punto abbiamo finito. Quindi diamo ok e questo lo salviamo con un nome che preferiamo. Qua dice My Guitar, invece noi lo salviamo come My Drums. My Drum Hero 5. Ok. A questo punto andiamo ad aprire Foo Fighters. Andiamo su Opzioni. Control setting, andiamo su nuovo controller, diamo un nuovo nome, scriviamo Lucas, tipologia batteria 4 tamburi, si potranno usare quindi solo 4 tamburi, non 5 come in tutti i titoli Rock Band. Andiamo su tamburo 1 e diamo giallo, altro tamburo 1, di nuovo giallo. Tamburo 2, il rosso. Tamburo 2, rosso. Tamburo 3, il blu. Tamburo 3, di nuovo il blu. Tamburo 4, arancione. E altro tamburo 4, il verde. Il basso e il pedale. Altro basso per il doppio pedale, diamo di nuovo il pedale.
Qua muovi sinistra, tasto di sinistra, muovi destra, il tasto destro, muovi su, tasto in alto, muovi giù, tastino in basso. Indietro io uso il rosso. Start il verde. Ecco, per lo star power possiamo fare due cose. O nell'assegnazione dei tamburi evitiamo di darne uno per utilizzarlo come singolo per star power, oppure scegliamo o un tasto come start oppure un singolo tamburo. Io uso il piatto arancione. SP analogico l'abilitiamo. Sensibilità è a posto, siamo a posto. Bene ragazzi, a questo punto il video è finito. Spero che questa guida vi sia stata utile e che vi sia stata chiara. Se per qualsiasi motivo scrivete un commento con i vostri dubbi, le vostre perplessità, io appena potrò risponderò. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale se ne avete voglia e al prossimo video. Ciao a tutti da Lucas.